Cioè, la lepre che la tartaruga. Cioè, ti sei ridotto così, Kratos? Boh, noi abbiamo fatti fuori tutte e due. Buono così, figlio mio. Diamo la vita, la vita, la vita. Poi dice a quello che ha ammazzato il padre: mi devi dare X. Forse, vai, 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 che abbiamo fatto? No! Benvenuti in me e molto altro, sono il Mele Arancione e proseguiamo il nostro gameplay con il buon Brock, il buon Kratos e il buon Atreus. Entriamo dentro sta grottona maledetta, grotta maledetta. Nel precedente gameplay sono uscito dalla caverna per fare in modo che consegnassi un pugnale a Brock. E la missione è compiuta. Ora però, siccome ho fatto il favore a Brock, che faccio? Non lo faccio al fratello? Allora, quindi andiamo a fare qua. Vediamo. Il bottino di Fafnir. Vai al deposito di Fafnir. Facciamo così. E abilitiamolo. Ok, andiamo. Passa prima te Atreus. Se dovessimo incontrare mostri, almeno muori prima te che io. Che io sono vecchio, te sei giovane. Tutto al contrario, fa sto Kratos. Allora, andiamo in barchetta. Via barca, va, monta dentro. Non ci pensiamo più. Tanto qua mi pare che c'era il serpente del mondo, se non mi sbaglio. Allora, intanto usciamo da qua. C'era il serpente del mondo. Ah, eccolo lì. Conosci una storia per passare il tempo? Insomma, mo vedemmo che si inventa Kratos. So. Mamma raccontava sempre delle storie. Ma tua madre non te le raccontava? Tanto tempo fa conoscevo un uomo. Da bambino. Le sue storie erano brevi, ma significative. Ma che roba. Sembra divertente. Te ne ricordi una? Ce n'era una che parlava di una lepre e di una tartaruga. No, te prego, Kratos. Improbabile. E cosa succede? Fecero una gara di velocità. La lepre era troppo sciocca e sicura di vincere, mentre la tartaruga era costante e disciplinata. Vinse la tartaruga. Non ne hai raccontate molte di storie, vero? Ma ho capito, ma che storia è? Ma la sanno tutti questa, Kratos. Cioè, la lepre che ha la tartaruga. Cioè, ti sei ridotto così, Kratos? Allora, c'ha ragione tu, figlio. Cioè, voglio dire. Ho balbettato perché non capivo che era quel secchio, quel barile. E ho capito che c'erano le monete d'argento dentro. Tanto, entriamo dentro sto fiordo. Però te ne potevi inventare un'altra, Cioè, boh. Entra la barchetta. Una situazione imbarazzante così. E te inventi la tartaruga con la lepre. Possiamo attraccare qui. Ma era meglio Cappuccetto Rosso. A sto punto. Nuova area rilevata. Allora, intanto abbiamo serbottino qua. Che mi sa che Kratos è l'unica cosa che è buona che ha fatto in vita sua. Via i bottini dell'altri morti. Allora, andiamo avanti. Fafnir avrà visitato anche Alfheim. Non lo so. Che gli frega. Sembra interessante. Andiamo al deposito per cercare oggetti utili per il viaggio, non per saperne di più su questo nano. A posto, gliene frega niente a Kratos. Ma Kratos vive per lui, non ci frega niente dell'altri. Poi dopo quando ti facciamo gratis. Tante respiro dei Der Dragon là. Andate, liscia pure l'anfore. Quando poi gli dicono te ripariamo o ti miglioriamo l'ascia gratis. Sì. Ok, andiamo a vedere qua che c'è stata fa. Adesso sfasciamo tutto qua. Ah, allora con l'arco, figlio mio. Bravo. Andiamo qua, abbiamo tutto quello che c'è da prendere. Che qua non si butta niente. Rieccolo questo. Buonasera, lei c'è dica. C'è qualcosa di interessante nel deposito di Fafnir? Ma se ci devono ancora? Un attimo, prima fammi cernà. Sono arrivato adesso, che m'ha visto? Io dico, boh, c'hanno la fretta da avere oggetti. Allora, intanto il deposito dovrebbe sta qua. Allora, l'anfore. Ok, argento ce l'avemo. Entriamo.
tutte ste cose basse. Io non so se lo fanno per i nani o perché è così. Tocca vedere, eh. Allora, vediamo qua se c'è sta qualche... Ah, vedi l'alberi? Aspetta. Oh, il coso di Odino. Mori. Cosa c'è lassù? Gli occhi di Odino. Predoni. Oh, oh, sono arrivati prima di noi. Ok, non è un problema. Noi ci abbiamo lascia, perciò. Ecco, di lì là. Chiamo prima questi del fuoco. So, questi, mi pare. Vai, vai, prima che sparano. Via. Ok, abbiamo questo, vai. Buona così, quelli del fuoco. Qua c'è sta anche uno scrigno. Vediamo un po' che temo fammo. È tutto in diretta. Girardino, Del Piero, tiro, rete, Francesco, Totti. Che cosa c'entra il calcio non lo so, mi è venuto in mente, ho detto potrebbe farite, non farite per niente. Ammazza quello, il fuoco, tutti stronzi qua, Mori, tiè, e beccate questa, qua, oddio, qua chi so, altri? Ma devi morire, pam pam pam. Sono andato bene, no? Stai migliorando. Io meglio. Io sicuramente meglio di te, figlio mio. Allora, andiamo qua. Ok, qua facciamogli tutto. Rampichiamose. Tesoro? Curioso tesoro? Ah, non devo scordarmi di quel tesoro che si apre che le campane e tocca capire pure indossarne le campane, mo. Allora, scendiamo. Allora, dove è il tesoro? Qua. Ah, però una campana mi pare di averla vista. Eccola là, una. Due. Nascosta. Ah, eccola lì la terza, vedi? A guardarsi intorno. Ok, una. Perciò... No, ho sbagliato. Aspetta, con calma. Allora. Avviciniamosi. Aspetta. Due. No, ho sbagliato il tempismo. Sta mira con sto joystick. Allora. E poi questo. Aperta? Mi pare proprio di sì. Buona così. Allora, abbiamo preso. Abbiamo preso. Ah, idromele sanguigno. Ce ne manca uno per migliorare le nostre caratteristiche. Buono così. Buono a sapersi. Allora, dobbiamo entrare qua nel tempio. Nel coso. Nel deposito, come ha detto quello. Chiuso. Cerca un'altra porta. Come cerca un'altra porta? Intanto qua l'anfore. Arriviamo se la lascia. Un'altra porta, in dove sta? Qua non c'è sta l'altra porta? Ah, dietro la cascata. Beh. Atreus, seguimi. Intanto qua parano tutti morti. Il motivo ci starà, eh? Non lo so mica, vediamo. Intanto qua c'è l'energia, sembra per adesso di non prenderla. Ah, ok, voi vedete che quel cristallo che mi ha dato Sabir, là, come si chiama, il nano, fratello nano di quello blu. Intanto qua per terra che c'è? Va messo lì il cristallo? Ehi, un'altra mappa del tesoro. Ok, vediamola. Non battere ciglio, sarà un lungo viaggio e posso portare con me solo il necessario. Lascio i miei averi sotto lo sguardo vigile del volto di pietra fino al mio ritorno. Il volto di pietra. Dove sta l'alito? Potrebbe essere. Questo morto e gonfio. Il troll che ha ucciso la mia stirpe è morto, ma la battaglia ha avuto un caro prezzo. Si è perduto tutto ciò che possiedo vicino al suo cadavere. Io e Ingrid veniamo su questa spiaggia per guardare. Ah, ok, questo poi dopo, vabbè, lo vediamo. Allora, intanto mettiamo qui la pietra e vediamo cosa accade. I predoni sono riusciti a entrare. Spero che non abbiano razziato tutto. Ok. Un attimino che è un calo di frame molto particolare, non so perché. Allora, ho avuto un calo di frame particolare, sembra che ora ho risolto tutto. Proseguiamo. Ok. Allora, qua dentro che devo fare?
E chi la? Mannaggia. Che abbiamo fatto? Oddio, quell'altro è da 4 però. Ammazziamo quello prima da 3. Oh, buono. Poi stiamo ammazzando tutte e due. Zitti, zitti, eh. Via, allontaniamoci da qua. È meglio. È meglio, pida da 3. Buono, abbiamo fatto i fuori tutte e due con corpo solo. Buono. È stata più fortuna, eh. Tieni basse, okay, le aspettative, ragazzo, e non sarai mai deluso. Tanto piamose però l'anfore. Voglio dire, ci stanno. Perché non pialle? Allora, ah, questo qua, ok. Pietra d'accesso di Pampnir, buono. Tanto piamo qua. Allora, probabilmente lo dobbiamo mettere sempre là del coso e apre altri passaggi. Questo mi viene in mente a me. Che è qua che vola? Ecco, ma acchiappo. Mo te voglio. Aspetta, seguimo la traiettoria. Eccolo. E namo. Un altro uccello di Odino. Oh, oh. Buona. Mamma mia, solo piavo lo sventravo. Altro che. E questo? Vogliamo mossa quella figa. È buono così. Buono così. Non me li aspettavo. Esatto. Metti la pietra, Kratos. Metti la pietra. Donde si apre? Ah, lì? E si è acceso, sì. Allora andiamo ad aprire quest'altra bella stanzina con altri mostri per forza. Oddio, no, questa no. Preparati. Oddio, prima ammazziamo questi. Buono, buono e mori. Questo non si ammazza facilmente. Buono, come ha ammazzato male, vai. Ma non gli potevamo lanciare il lupo là, come si chiama? Allora, intanto fammo così. Lanciagli il lupo. Ma questo si è rianimato? Perché si è rianimato? Ancora no, scusa. Buono, buono Atreus, è buono, lascialo lì, mantienilo là. Attenti qua perché... Aia. Ma qua c'è sta l'alito quello, cioè, della cosa. Buono, come abbiamo preso male. Te qua, te qua. Aia, che brutta botta che mi ha dato. Ne manca uno. Vai. Dai, tiragli la freccia. Buono così, fio mio. C'è solo veleno qui dentro. È un'assurda statua di oggetti. Più oggetti utili. La ragione principale per cui siamo qui. Però molti forzieri sono stati razziati. Sono stati predoni. Spero non abbiano preso la cote di Sindri. No, no, intanto seguiamo questo però. E piamo sa vita, perché qua non si sa mai come va a finire. Allora, non c'è altra vita qua, no. Andiamo, piglio. Ripiamo l'ascia. Ok, andiamo qua. Rimettiamo sta pietra, e mo? Vuoi vedere altri mostri? No, curiosamente no. Curiosa sta cosa, perché mi aspettavo. Il mondo si è aperto. Ah, qui, proprio qua. Forse troveremo persino la cosa.
Dici? Ricorda quello che ti ho troviamo un troll mega gigante, vedrai. Ma io ho un buon presentimento. Vabbè. Ma guarda come va a finire male, eh. Eccala, è il buon presentimento, mannaggia a te. Mi serve tempo. Mi serve tempo però per dire le cose ce l'hai, cavolate. Ma il lupo? Meno male, Ulperlock. Tiragli le frecce. Tanto ne ammazziamo una. Aia, quell'altra. No, noi dobbiamo ammazzare questa periosta. Buono. Mamma mia, per poco. Buona, una mi ha ammazzata. Mo' manca quell'altra, dai. Vai, spaccagliela tutta. Vai, con periosta, là. Buona, gli abbiamo piccata in petto, vai. Via là. Buona così. E buona così, è morta, è morta, è morta, è morta, è morta. Via di qua. A te, periosta. Parla di meno, figlio mio. Che è meglio. Allora, l'energia. Pietra. Qua cos'è? Cos'è questa cosa qui? Niente? È solo scenico? Oh, qua? Ok, si è rotta l'anfora. Abbiamo preso 343 dei cosi. Qua non si può fare niente. Tante volte c'è un segreto, una cosa no? Qua? Niente? Ok, potremmo andare via. Dov'è la porta? Di qua. Vediamo, Allora. Lo sapevo. Me lo immaginavo, guardate, Pronto? L'ho ammazzato. L'ho ucciso, figlio. Già. Metti sta pietra, va. Aspettative basse e sempre allerta per un attacco. Sempre. L'equilibrio è fragile. Aspettati il peggio. Non presumere niente. Anticipa sempre l'attacco. Ok, mo montiamo però su sto ponte. E scimo da qua. Non è poco da ricordare, però tocca stare attenti, Oh madonna, qua ci stanno i lupi. Dio. Ma il lupo là te non può usare. Senti, famo così, la risolviamo subito. E qua. Buono, buono, abbiamo ammazzato tutti quanti qua. Vai, vai. Famo così, famo così. Aia. Oddio, questo spaccagli tutto. Come si lanciava la cosa, non mi ricordo. Buono così, uguale. Buona. Buona. Buona così. Ancora niente qua. E manca solo una sala. Ok. Non dovrei sperare. Ma credi che la troveremo qui? Non lo so, no. Mica. Però Kratos ha detto no, non ha detto non lo so. Perciò c'è speranza che non troviamo niente. Come è giusto che sia, Kratos. Allora,
abbiamo tutta la vita. Le cose, ste ancorette che servono sempre. Un po' di vita. E un'altra pietra da portare via e metterla lì. Credo che stiamo quasi alla fine di questo enigma. Enigma. E vediamo. Allora. Ora si dovrebbe attivare in dove? Ma quell'altri? Ah no, quell'altri è quelli che avevo attivato, ok. Andiamo. Vediamo cosa c'è da fare. Ok. Questa è una bella sala, perciò c'è problema che troviamo qualche cosa, eh. Guardiamo se intorno, tante volte c'è qualcosa di molto utile, non vedo nulla. Tranne che anfore, ok, con la vita. Prendiamo il tesoro qua, vediamo cosa ci troviamo dentro. Allora. Ira dell'antico gelo, allora facciamolo. Allora, io direi più... qua tocca vedere quello che potenzia. Pure del troll di ghiaccio è quella... Ah, ok, quella là così. E... Sapete che non so quale fare? Quella è quella... Ok. Questa è buona, eh. Ok, e un'altra possiamo farne. E tocco di L. Tocco di L potrebbe essere utile, dai. No, non posso farlo. Questo, allora. Andiamo qua. A prendere altra... Oddio, questo mo chi è? Torni a pisciare sul mio cadavere, brutto ingrato. E voi chi siete? Kratos è figlio. Stiamo cercando una cote. L'hai vista? Altro che, ce n'era una in questa stanza. Mio figlio ci ha affilato la sua daga poco prima di accoltellarmi alla schiena. Cosa? Ah, quel proprio così. Quello pensava che toccasse a lui guidare il mio gruppo. Ero duro con lui, certo. Forse non dovrei sorprendermi. Ho accoltellato mio padre quando avevo la sua età. Ah, allora è genetico. Ha ammazzato suo padre. Va bene. Pure Kratos ha paura che Atreus un giorno... Potrà essere un bastardo, ma il mio bastardo. Non avrete alcun aiuto da me, illusi. Allora la sua daga ci aiuterà. Ehi, quella è mia! Oh, no, fantastico. Avanti, ragazzo, ce ne andiamo. Ok, andiamo via così. Come lo sapevo. Ma come lo sapevo? Oddio, ce n'è un altro. Oddio, ammazziamo prima quello là da tre, così almeno forse... È meglio, ma non lo so mica qua, eh. Madonna mia. È quella apoteosi, eh. Quella apoteosi dello sbaglio. Mamma mia, vieni qua. Usa il lupo. Buono, buono così. Madonna, quante sono forti. Attenzione, sì, ma... Via! Via! Oddio, mo pure quelli! Madonna mia! Ai. Siamo questi! Buono, come hanno ammazzato bene! Questo no, però! Dovremmo prendere la vita, vai! Altri incubi laggiù. Buono, uno di meno. Mamma mia, questo è corazzato. Ma che c'ha? Cioè, non capi niente, regà. Un attimo. Madonna mia, ma che stiamo a fare? Madonna mia. Via, vialo. Che gonfiamo del botte quell'altro, vai. Gonfialo de botte, de qua. Vai. Gonfialo de botte, vai. Vai. Questo...
questo è morto. Ah, non manca, è morto. Pialo, pialo. E uno è morto. Mo ne è rimasto uno però. Mamma mia. È il lupo. Oh, non so che sto a fare, ma... Oh no, stiamo a far malissimo. Qui punti deboli, vai. Via. Ah, c'è sta l'occhio là. Mamma mia, non ci sto a capire niente. Mamma mia, che botta che mi ha dato. Diamo la vita, la vita, la vita. Angoletti 2, ma che ne ha mangiato stamattina? Usa il lupo là, quello che è. Via, via, pialo. No, no, ma ammazziamolo proprio così. Da, da, quella forte, quella forte, quella forte, quella forte. Attaccagliela. Attaccagliela la testa. Vai. Vai, 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 vai. Maledetto. A volte mi fai paura. Pure io da solo. Mamma mia, che roba. Ma che siamo impazziti così? Diamo tutta la roba qua. Tutto, tutto. Ok, questo mo che vuol dire? Per essere dei babbei sapete combattere, devo ammetterlo. Ma non si può ammazzare questo? No. E niente, torniamo indietro. Niente, vediamo solo che torna indietro. Abbiamo raggiunto la cote, non c'è. Dov'è qua per scendere qua? Ah, ok, no, di qua. Oh, non trovo più uscita, com'è? Ah, eccola. La cote non l'abbiamo recuperata. E quindi. Ok, torniamo indietro. Basta, è finito così qua. Ah, però si sono aperti tutti quanti, mo. Ma tante volte... Che è sto puntino qua sulla bussola? Voglio un attimo vedere, tante volte c'è qualche cosa. Perché qui le anfore si sono rifatte. Che vuol dire sta cosa? Ma che se rifanno le anfore? Non lo so, non lo so. Vorrei vedere un altro... Un altro luogo di questi. E capisce un po' meglio. Perché qua è tutto sbloccato. Ma prima no. Allora, sembra no. Sembra di no. Ok, torniamo indietro. Probabilmente lì non avevo preso le anfore. Allora sono rimasto ingannato da sta cosa. Ok, torniamo indietro. Per prendersi il tesoro. Che avevi? Ricorda cosa ho detto. Non presumere niente. Certo, non sembrava un buon padre. Eppure. Tu conosci metà della Oddio, storia. No, ma pure questo qua. Andiamo. Oddio. Vai, 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 prima che. Tiragli la bomba. Via, via la cazzotti. Vai, vai, spaccaglielo tutto. Spaccaglielo, spaccaglielo. Ok, ok, rialziamoci. Oh, ci stanno pure questi. Vai, vai, addosso qua.
Oddio, no, 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 via da qua, via. Mamma mia. Non gli stiamo a fare niente così. Eh no, devo morire. Via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, per carità. Via di qua, dietro l'albero. Questo mi deve dare la vita, perché sennò siamo morti. Lo so che non c'è un bel aspetto. Oddio, altra vita, altra vita, altra vita. Dai, staccalo là. Vai, spartigliela tutta. Oddio, questo. No, 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 sono morto. Se mi aiuti, no, col cavolo. Poi dice a quello che ha ammazzato il padre, mi devi dare X. E dai, bastava questo. Arriviamo sto. No, ho usato pure il lupo, mannaggia. Allora, rimazziamo questo. Mettiamo se qua, magari. Vai, 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 vai. Abbiamo fatto malissimo qua. Vai, spacca. Vabbè. Vabbè. Spaccagli tutto. Tanto gli abbiamo fatto malissimo. Però no. Ammazziamo quello, ammazziamo quelli. Dove sta, dove sta? Eccolo. Mettiamo se qua. Vabbè. Vai, vai. Restiamo qua. Vai, 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 come apre bocca. No. Vai. Spaccagli tutto, spaccagli tutto. Vai, 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 con quello forte, vai, 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 abbiamo fatto. No. Oddio, è morto. Oddio, è morto zitti. Vuoi che scocchi più frecce? Sarebbe l'ideale. No, che abbiamo trovato. Oddio, sigillo, sei idea della tenace. Oggetto raro incantesimo. Mamma mia, quanto è stato difficile questo. La vita. Uffa. Ok, non c'è più nient'altro da prendere. No. Torniamo da Sandir, là come si chiama. Intanto qua ammazziamo sto caretto. Mamma mia, mamma mia. Ma che siamo matti qua? Allora, andiamo, andiamo da Sandir, là. Uffa. Quanto è stata dura, quanto è stata dura. Porcaccia la miseria, quanto è stata dura. Ok. Per caso non avete mica trovato quella cote? No, c'è un pugnale però. Cote. E questa daga è del predone che l'ha presa. Hanno preso le cose migliori. Beh, prendete questo in cambio della daga. Ma grazie, talismano del tradimento. Buonissimo. Vediamo un po'. E compara. Ok. Attiva mentre miri per rallentare il tempo. Reazione di attacchi a distanza.
Mentre questo, una schivata all'ultimo secondo attiverà spostamento regno, rallentando temporaneamente. No, questo mettiamo. Ok. Armatura, i castoni, però tocca metterli, eh. Allora. E se no, qua non famo più niente. Questo, difesa, buono. A quest'altro bracciali in placche, no, già ce l'ho. E questo già ce l'ho. La daga che mi avete portato è piuttosto interessante. Le linee sono Completato. sgraziate, ma è solida. In che parte del tempio l'avete trovata? Dentro Appena un uno. predone. Oh! Faceva Che parte di devo una fare? banda più grande. Avranno preso loro la cote. Possibile. Ho già visto Possibile, sì. questo stile prima d'ora. Allora, il gameplay io direi che può finire qua tra batoste e mazzate di Kratos. Se vi è piaciuto questo video gameplay mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e il mena arancione vi saluta e vi aspetta nel prossimo video gameplay di Kratos e figlio. Ciao! Yeah!